Buongiorno e benvenuti a Ci vediamo lunedì, videotrasmissione della ICAF TV disponibile tutti i lunedì sul canale YouTube ICAF Milano. Oggi, 23ª puntata, parleremo di quale futuro per il Superbonus, tutte le novità del nuovo impianto normativo. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, come sempre, il dottor Ivan Giordano. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti. Buongiorno Ivan, giurista di impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre, Ivan, ormai tutti lo sanno, i nostri amici da casa lo sanno, inizieremo la nostra puntata leggendo un quesito di un nostro amico da casa. Oggi ci scrive Piercarlo e Piercarlo scrive da Roma. Seguo sempre la vostra TV e seguo tutti i vostri webinar del sabato mattina e mi è tutto molto chiaro. Poi mi informo sul web e tutte le mie certezze svaniscono. Informazioni discordanti, slogan, novità date per approvate, per poi scoprire che sono solo affermazioni di politici in cerca di un po' di visibilità. Ma cosa è stato realmente approvato con il decreto semplificazioni e cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro? Beh, ovviamente anticipiamo a Piercarlo che purtroppo la sfera di cristallo non l'abbiamo qui con Al noi. momento non è Al momento disponibile. purtroppo no, però è vero che nei social o comunque sul web c'è molta confusione, i pareri sono molto discordanti e Piercarlo non ti invito neanche perché ce l'hai già detto nel tuo quesito, ma appunto, l'8 luglio noi tratteremo di tutti questi argomenti e soprattutto uscirà anche una terza maratona il 29 giugno, per cui Piercarlo so già che si iscriverà, ma invito tutti quanti a magari iscriversi entro il 25 giugno, in modo tale che possiate inviarci quesiti e in modo tale che la nostra maratona abbia così ancora più successo, ma soprattutto anche più quesiti e più risposte per voi. Quindi Ivan, come sempre io introdurrei in generale il tema e Sì. poi entriamo nel dettaglio. Allora, Ilaria, sì, buongiorno a tutti. I quesiti cui daremo risposta alla maratona saranno i quesiti che chi parteciperà l'8 luglio potrà inoltrare iscrivendosi entro il 25 giugno. Esattamente. Entro il 25 giugno non perché vogliamo darvi una scadenza perentoria, ma perché dobbiamo preparare le risposte, argomentare, trattare e poi organizzare la registrazione della terza maratona, è solo per questo. Dopodiché potete iscrivervi anche fino al giorno prima, però Se non poi. avete quesiti, assolutamente sì. Esatto. Poi dobbiamo dire agli amici che erano collegati all'incontro del 29 maggio scorso, che erano rimasti una serie di quesiti aperti quella stessa mattina e verranno trattati durante la maratona, no? Benissimo. Ricordiamo una paginata di Una quesiti. bella paginata, esatto. Quindi siamo già pronti, dobbiamo solo raccoglierne altri. Esatto. Io per rispondere oggi alle tue domande, Ilaria, mi sono portato degli appunti perché non sono argomenti che possiamo trattare a memoria. C'era grande aspettativa sul decreto che ha parzialmente riformato il 28-29 maggio scorso la normativa, l'impianto normativo sui bonus fiscali. C'era tanta aspettativa, è il cosiddetto decreto semplificazioni. In realtà questa aspettativa è stata soltanto in parte onorata e in buona parte disattesa, rinviando la residua parte di novità attese a un intervento del Parlamento successivo. Quindi, noi confidiamo da qui all'8 luglio di poter trattare l'8 luglio tutte le novità. Al momento, oggi trattiamo ciò che alla data odierna è, come dire, nella disponibilità delle informazioni che sono disponibili. Ecco. Allora, i temi sono diversi. Abbiamo, li elenco un po' tutti, poi magari andiamo nel dettaglio, Ilaria. Assolutamente, va benissimo. Va bene? Novità per quanto riguarda le CILA e quindi le pratiche edilizie e quindi una semplificazione lato tecnico. Attenzione però, la semplificazione da un punto di vista formale non vuol dire che sono cambiati i presupposti di accesso al bonus 110. Sto facendo riferimento agli abusi edilizi, cui tra poco parleremo. Un'altra novità riguarda gli edifici in funzionalmente indipendenti, sui quali prima c'era un po' di confusione. Un'altra novità importante riguarda gli edifici che non hanno impianti di riscaldamento fissi, che precedentemente erano esclusi dal bonus e dopo facciamo qualche piccolo approfondimento. E poi abbiamo tutto il mondo degli edifici, diciamo, turistici che attendevano la grande estensione del super bonus e
e tutto un argomento da porre in atto sugli ospedali e quindi sugli edifici che erogano servizi sanitari. Queste sono novità. Okay. Non abbiamo proroghe, non abbiamo... Queste sono novità. In realtà non sono novità importanti. Adesso, se vuoi, Ilaria, via via le approfondiamo una a una, esatto, e così capiamo perché abbiamo premesso affermando che non parliamo di novità importantissime. Qualcuna sì, però non tantissime. Esatto, esatto. Quindi partirei subito col primo tema. Cosa cambia quindi per gli abusi edilizi? Ci sono novità, dicevi, appunto? Allora, l'asseverazione del tecnico non deve contemplare gli abusi edilizi. Okay. Attenzione, la vera novità, in realtà, l'abbiamo avuta a ottobre dell'anno scorso, quando la prima impostazione della norma, quella di maggio, prevedeva che la presenza di abusi edilizi in parti private e in parti comuni degli edifici in condominio, ad esempio, non consentisse di accedere al bonus per l'intera opera. A ottobre il legislatore è intervenuto modificando la norma e chiarendo che le opere abusive interne agli appartamenti fanno perdere il diritto alla detrazione per quel soggetto e non fanno perdere invece il diritto alla detrazione in generale sulle parti comuni per i soggetti che invece non hanno abusi. Pertanto il problema è o del singolo che ha un abuso o del condominio soltanto nel caso in cui l'abuso fosse in condominio. Quando parliamo di abuso diamo per scontato che si tratti di difformità urbanistiche non sanabili, perché tutto ciò che invece al contrario è sanabile è sufficiente sanarlo prima per poi procedere con l'accesso al bonus. Ha anche chiarito la norma che in presenza di condoni edilizi giacenti, per i quali non è ancora pervenuta risposta, l'ultimo condono edilizio del 2004, pertanto stiamo parlando di tempi della burocrazia che sono lunghissimi e infiniti, siccome il condono edilizio è una sorta di autodenuncia dell'abuso in una finestra temporale in cui per una norma speciale l'abuso risulta sanabile, no? Questi condoni che sono ancora bloccati, cioè bloccati nell'esito, non bloccano l'accesso al bonus. Attenzione però che laddove poi dovesse, a seguito del completamento della pratica, chissà quando, riscontrarsi un non diritto all'accesso al condono, si perde il bonus. Ok, quindi il tema di fondo è: non è cambiato nulla, nulla, nulla dal punto di vista del presupposto di accesso al bonus. Con gli abusi edilizi non si accede al bonus. La novità è che i tecnici non hanno l'obbligo di asseverarli e di dichiararli. Questa è la novità. Quindi c'è una semplificazione burocratica, ma non è cambiato nulla dal punto di vista dei presupposti di accesso al bonus. Perfetto, perfetto. Questo. Ok, allora passiamo al punto 2. Andiamo al punto 2. Allora, i giornali per mesi hanno parlato del super bonus in arrivo per gli edifici a destinazione turistica. L'estate alle porte, ma quali novità ci sono? Allora, purtroppo non ci sono buone novità per i nostri amici albergatori. Perché, e quindi qua uso gli appunti e vado a prendere, lo dico per chi era collegato con noi all'ultimo incontro che abbiamo fatto il 29 maggio, e noi a ogni incontro diamo una marea di slide, qua abbiamo dato 120 slide, sì, cosa? Vero? Sì, più o meno un numero del genere. Gira su quelle cifre. E allora che cosa faccio? Vado a leggermi la risposta sulle slide, giusto? Perché metti caso che da una risposta sbagliata, chi ha partecipato al nostro webinar dice qua, se ne trova un'altra e non va bene. Allora, la risposta è la seguente: gli immobili che attendevano un intervento del legislatore volto a riqualificare beni destinati ad attività d'impresa, come le pensioni e gli alberghi, che sono per gli amanti delle categorie catastali, i D2, alberghi e pensioni, attendevano l'accesso al bonus, quindi avremmo avuto la possibilità per alberghi e pensioni di accedere al bonus. Poi in ritardo perché ormai la stagione è alle porte. Come dicevi, alle porte. E cosa hanno fatto? Con un colpo di mano, la notte tra il 28 e il 29 maggio, il Parlamento ha cambiato solo un numerino. Da D2 ha detto D4. Peccato che D2, alberghi e pensioni, sono prevalentemente, direi sostanzialmente, di proprietà privata. Raramente sono alberghi di proprietà pubblica. E D4 sono case di cura, ospedale, poliambulatori.
e quindi spesse volte sono pubblici. Pertanto nella, è vero che qualcuno che svolge l'attività come privato di case di cura, ospedali, poliambulatori e ha bisogno di qualificare il proprio bene, sicuramente si avvantaggerà di questo colpo di mano dell'ultimo minuto. Ma è vero anche che dare il super bonus per riqualificare un patrimonio immobiliare che è prevalentemente in mano alla pubblica amministrazione è alla fine un giroconto che gira a zero, perché la pubblica amministrazione dà i soldi a se stesso, a se stessa. E pertanto questo è quanto. Ok, bene, perfetto. Bene per gli ospedali, meno bene per gli asili. Esattamente. E allora passiamo al punto 3, ovvero, ricordo male o c'è una novità anche per gli edifici non riscaldati? Allora, c'è una novità anche per gli edifici non riscaldati. E abbiamo altri appunti. Prendo gli appunti dei nostri corsi. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, super bonus, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti. Letta così, io la traduco in: vado al Brico, mi compro una stufetta elettrica. Esatto. Se la stufetta elettrica è presente a casa mia, voglio esagerare, con due tasselli applicati al muro, giusto per, anche non fisso, già lì comincerebbe ad essere fisso. Esatto. No? Allora, vi dico, è chiaro che mi pare una provocazione quella che sto dicendo, cioè mi pare di leggere con questo inciso tra due virgole, anche non fisso, mi pare di leggere un anche gli immobili non riscaldati possono accedere al bonus. Certo, è vero. C'era qualcuno che si scaldava con due l'asinello anni fa, però voglio dire, anche quello era un impianto di riscaldamento non fisso, no? Esatto. Quindi che cosa si intende per impianto di riscaldamento non fisso? Io credo che l'Agenzia delle Entrate debba intervenire chiarendo che cosa si intende per impianto di riscaldamento non fisso. Certo. Perché altrimenti qua si apre a chi con le stufette elettriche comprate al Brico domani mattina fa una fotografia della stufetta elettrica accanto al divano e dice io avevo un impianto di riscaldamento non fisso e ho avuto accesso al superbonus. Io non lo so, perché se fosse così, come mi auguro di poter interpretare, non lo sto interpretando così, ma come mi auguro di poterlo interpretare, vorrebbe dire che basta togliere anche non fisso e dire che tutti gli immobili, anche non riscaldati, possono accedere al bonus. Sì. Cosa intenda il legislatore dicendo dotati di apparecchi anche non fissi per qualificabili come impianto termico? Si tratta di capire qual è la definizione di impianto termico rappresentato da apparecchio non fisso, non del nostro amico termotecnico, ma dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Questo è il tema. È una novità. È una novità. È una novità. Comunque, è sì. Una novità. Bene, allora. Fammi capire dove devo andare nei miei appunti. Dove no, non lo so dove l'hai messa la risposta, però. Ultima, prima di poi andare nella nostra pausa. Allora, possiamo dire qualcosa anche per gli amici che ci seguono e che sono proprietari di case indipendenti? Allora, sì. Ricordo, e lo ricordo agli amici che erano collegati al webinar precedente, di andare a guardare negli appunti, che avevamo scritto una cosa che era villette edifici indipendenti. Esatto. Eliminazione per gli edifici unifamiliari del vincolo dell'accesso autonomo e dell'indipendenza funzionale. Soprattutto il problema era l'indipendenza funzionale. Perché l'edificio unifamiliare senza accesso autonomo io faccio fatica a contemplarlo. Unifamiliare, se è unifamiliare, mentre l'indipendenza funzionale riguarda la non dipendenza da altre unità immobiliari per gli impianti. Se ricordi, nell'ambito dell'Ufficio di Fiscalità Strategica, Ilaria, che io e te coordiniamo, certo, per Gabetti, spesso arrivano questi quesiti e spesse volte eravamo costretti a dire che in genere arrivavano tutti con l'accesso autonomo. Certo. Quindi il problema dell'accesso autonomo non era oggetto di discussione. Però gli impianti erano magari impianti fognari in comune con le villette accanto, impianti di raccolta delle acque in comune. Ecco, allora, qui è stato chiarito che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno, questo viene eliminato dalla norma. Quindi l'edificio unifamiliare non richiederà più né uno o più accesso autonomo dall'esterno, quindi sarebbe sufficiente avere tipo un androne comune con ingressi autonomi, ma non dall'esterno, anche ingressi autonomi già dalla proprietà privata. Certo. Quindi immaginiamoci un condominio orizzontale di villette che
che non hanno l'ingresso da strada, ma che hanno l'ingresso da un corsello condominiale. Questi sono quelli che erano prima considerati privi di accesso autonomo, perché si intendeva accesso dalla strada. Oggi invece di fatto sono indipendenti, ma accedono da una strada comune, privata. Non fa niente, possono accedere comunque. E anche l'indipendenza funzionale in termini impiantistici è venuta meno. Quindi qua sembrerebbe esserci un'apertura alla possibilità di intervenire sulle singole villette, anche quando magari un compendio immobiliare più ampio al quale appartengono non intende intervenire. Apro qui una parentesi, occhio ai regolamenti contrattuali, perché spesso le facciate di queste villette non sono parte privata, ma sono parte comune nell'ottica del rispetto dell'estetica generale del compendio immobiliare. Quindi si può accedere il singolo previa delibera dell'assemblea che gli consente di accedere. Questo per gli edifici funzionalmente indipendenti in condominio. Perfetto. Era tutto? C'è qualcos'altro negli appunti? No, questo non c'era negli appunti. Ok, l'ho aggiunto adesso. Questo l'ho aggiunto adesso. Ok, allora grazie Ivan per i tuoi riscontri. E appunto adesso siamo arrivati alla nostra prima pausa e ci vediamo dopo. Sapete già cosa non dovete fare, non andate avanti, che ora ci sono le nostre slide. A tra eccoci e bentornati in questa seconda parte di questa 23esima puntata. Nella prima parte abbiamo parlato delle novità appunto del decreto semplificazioni. Adesso invece parleremo della situazione attuale e del futuro dei bonus fiscali, ma soprattutto dei bonus minori. E quindi Ivan, di nuovo mi rivolgo a te. Si parla ormai soltanto di super bonus, ma non è che si stanno perdendo di vista anche i bonus minori, che poi forse così minori non sono? E allora Ilaria, spesso abbiamo parlato di questo argomento, la bramosia da 110 è quello che ha fatto distrarre molto rispetto ai bonus minori, che a mio modo di vedere sono anche molto più appetibili, perché chi ha la possibilità di accedere al bonus 90, per esempio, al bonus 90, a differenza che al 110, accedono anche le partite IVA. È vero che poi accedono con i limiti del 90 del TUIR ed è un argomento che abbiamo anche approfondito in altre nostre puntate, quindi se i nostri amici vogliono andare a guardarsele, certo. possono farlo quando vogliono. Quindi è vero che possono esserci dei limiti, ma in senso generale il bonus del 90 non ha il limite soggettivo del titolare di partita IVA che può accedere o non accedere, qua accedono tutti. E se può accedere, accede a pieno, non accede al 50% del 110 come il promiscuo, per esempio, no? Quindi meglio un 90 pieno o meglio un 110 alla metà? Secondo me è meglio un 90 pieno. Quindi a volte questa rincorsa al 110 senza se e senza ma fa perdere delle grandi opportunità. Penso al sisma. Il sisma prevede l'accesso veramente di quasi qualunque soggetto e tutte le opere che vengono fatte, come dire, funzionali all'intervento in sisma, con l'intervento invasivissimo, vanno con la stessa percentuale di traibilità del sisma. Talvolta opere al 110, quando devono essere eseguite e non rientrano negli interventi, ad esempio legati all'efficientamento energetico, se devo eseguire nell'ambito della progettualità di un più ampio intervento, mi vanno al 50 magari. Io lì avrei l'85 per tutto. Penso poi magari al 65% l'eco normale, che nel condominio può arrivare fino al 75%. Ancora una volta con la possibilità, sempre nel limite nel 90 del TUIR, di accesso per le imprese,
Il 110 è il bonus che ha la minore possibilità di accesso e il maggior volume di accertamenti e di criticità accertabili. Se pensiamo inoltre che è possibile cedere il credito anche di bonus minori, addirittura anche del fratellino minore del 50%, che non abbiamo neanche menzionato perché oramai il 50% è talmente sfigato che non ne parla più nessuno. È passato di nuovo. Quando uno ritiene sfigato il 90, perché anche quel 10 lo disturba. Figuriamoci il 50. Invece abbiamo nel 65, nell'85 e nel 90 delle enormi opportunità che francamente stiamo perdendo. Perché le stiamo perdendo? Le stiamo perdendo perché ad oggi, ripeto ad oggi, non a domani mattina, perché sai, questo lo vedremo. Esatto. Ad oggi i bonus minori scadono al 31-12. Io conosco amministratori di condominio, amici, immobiliaristi, proprietari immobiliari che ancora oggi deliberano gli studi di fattibilità per il super bonus. Quando uno studio di fattibilità per il super bonus è pronto a Natale, niente, lo prendono e lo mettono in cassetto. Tanto i lavori invasivi come quelli del super bonus, che dovessero iniziare a febbraio, magari con la pioggia, magari con il rischio di non finire i lavori in tempo e perdere l'intera gestione del credito, ormai siamo fuori da un tempo massimo. O arriva una proroga, che al momento non c'è se non per le case popolari, del super bonus 110, proroga che non risolve le patologie del 110, ma o arriva una proroga e allora con uno studio di fattibilità, con una delibera non impugnata, con delle realtà serene, inizio i lavori a gennaio perché magari ho 3 anni davanti di respiro, se no oramai i tempi per fare il 110 non ci sono più. Il rischio di aprire un cantiere e poi non vederlo ultimato in tempo, entro il 31 gennaio prossimo, e perdere interamente tutto il bonus. Io ho sentito dire in assemblea delle cose di gente affabulata come neanche Fedro con le sue favole avrebbe mai fatto. Affabulata da chi in assemblea ha detto è tutto gratis, no? E dice, ma no, guardi che noi abbiamo deliberato questa cosa qua perché è gratis. Io faccio presente durante le inquisizioni, no? Il magistrato inquirente dice, benissimo, non ho altre domande. No, nel senso, quando uno fa un'affermazione di questo tipo, e non ha chiaro che se iniziano i lavori del 110 oramai, da adesso in poi, il rischio che possano non ultimarsi è un rischio enorme, enorme, io continuerei a guardare con grande interesse i bonus minori, che però ad oggi scadono al 31-12 quest'anno. Quindi forse potremmo essere ancora in tempo a fare un piccolo bonus facciate, sì, o un piccolo eco, però oramai, secondo me, ormai li stiamo perdendo tutti. Oramai siamo di fronte soltanto a quella che potrà essere una prospettiva, perché questa bramosia da 110 si sta facendo perdere un po' tutto. Certo, no, è benissimo, ma quindi sorge spontanea anche la domanda di quali scenari si prospetteranno per questi bonus minori, considerando sempre che non abbiamo la famosa sfera di cristallo, però prima non ce l'abbiamo qui a Monza perché abbiamo lasciato a Milano. Abbiamo lasciato a Milano, quindi è per quello. Perché però noi disponiamo anche di quello, ovviamente. Allora, Piercarlo ci chiedeva, no? Che probabilmente ci sono dei politici che con qualche slogan tipo no, dobbiamo rendere stabile per i prossimi anni il 110 e non arriva. Dobbiamo estendere il 110 e semplificarlo e non arriva nessuna semplificazione, perché consentire di fare il 110 pur in presenza di abusi, consentendo di fare le certificazioni dei tecnici, le asseverazioni, senza contemplare gli abusi, vuol dire semplicemente portare le persone a commettere con maggiore probabilità errori. Non vuol dire aumentare il campo di applicazione del 110. Fammi fare dei controlli fatti bene prima, così evito di sbagliare dopo. In realtà la semplificazione è stata, puoi fare anche controlli fatti meno bene, tanto poi ti accerto nei prossimi 13 anni. No, perché poi bisogna leggere le cose per come sono. Per come sono. E futuro? Allora, salvo non sia l'affermazione volta ad acquisire un po' di visibilità da parte di qualche politico, ma mi auguro di no, possiamo concretamente aspettare una unificazione dei bonus fiscali e una loro stabilizzazione. Io non ho la sfera di cristallo, non ho la bacchetta magica, se no avrei già fatto qualche modifica ai bonus fiscali, però mi sento di dire che il super bonus in quanto tale
è sicuramente sul binario morto, nel senso che arriverà al 31 dicembre l'anno prossimo e chi lo ha fatto l'ha fatto, chi non l'avrà fatto in tempo a farlo e ha già iniziato i cantieri si pagherà tutti i lavori, chi ha già ceduto dei pezzi di crediti pagherà il 200% di sanzioni, chi è stato bravo a fare tutto per benino avrà avuto la possibilità di godere di questo particolare vantaggio. Bisogna guardare con attenzione invece alla stabilizzazione dei bonus minori, che è verosimile che possano essere unificati in un bonus unico del 75%, però con delle variabili di accesso in funzione ai livelli di efficientamento e ai livelli di qualificazione antisismica dei fabbricanti. Quindi ci sarà moltissimo da studiare, speriamo già entro l'8 di luglio di avere delle novità. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io ti ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi e niente, sapete già cosa non dovete fare, dopo ci saranno le slide, ma soprattutto annunceremo anche il titolo della prossima puntata. Quindi rimanete qui con noi, non staccatevi, a tra pochissimo. Parleremo di super bonus e coperture assicurative. Possono tutelare davvero? Ci vediamo lunedì.